Lanzarote è un'isola tra le più spettacolari che si possano trovare nell'intero Oceano Atlantico. E questo fatto è dovuto anche ad una serie di paesaggi e di panorami mozzafiato che non hanno molti paragoni al mondo. I calanchi della Corona sono la testimonianza viva, ma inerte, dei sollevamenti vulcanici che sconvolsero il nord dell'isola migliaia di anni fa. La vegetazione sta pazientemente e tranquillamente riconquistando quest'area ed è qui che si possono visitare le grotte vulcaniche più famose dell'isola. Un belvedere unico nel suo genere ed assai spettacolare è senza dubbio quello che si affaccia sullo stretto lembo d'acqua che separa le isole di Lanzarote con l'isolotto di La Graciosa. Si tratta di un belvedere peculiare anche per la mano saggia dell'uomo che ha dato un tocco artistico e di biodesign al Mirador. Si tratta anche qui di César Manrique, uno dei più significativi architetti, artisti e designer del secolo scorso, che nacque proprio da Recife, capitale dell'isola di Lanzarote. Il Mirador del Rio, così come è noto per la fascia d'acqua così stretta da sembrare un fiume, in spagnolo Rio, è uno spettacolo emozionante sull'Oceano Atlantico e sulla sua superficie argentata che si estende per centinaia di chilometri sotto i nostri occhi. L'attenzione dell'artista nel rispettare la natura e l'ambiente si notano nella scelta dei materiali perfettamente compatibili con la roccia e l'ambiente naturale circostante. Non si nota come una costruzione umana che si impone sulla montagna panoramica, ma è piuttosto una integrazione allo spettacolo che ci offre l'altezza sull'isola della Graciosa. Un piccolo perfezionamento, quasi, da parte di César Manrique, su di un qualcosa già perfetto, come solo la natura sa creare. Ma è vero che qui c'è la riserva di pesca più grande d'Europa? Giusto, è così, sì. Allora, ci sono tanti tipi diversi di pesce intorno all'isola di Graciosa, parco naturale. Per arrivare a Graciosa da dove si parte? Si parte di Orsola, un piccolo paese nel nord di Lanzarote. Fai un traghetto e fra 25 minuti più o meno arrivi a Graciosa. Ok. Sì. E vedo tre bocche di vulcano su un'isola così piccola. Bellissimo da vedere. Sì. E inoltre vedo una salina qui giù. Sì, quella lì è la salina del Rio, la salina più vecchia nell'arcipelago canario. Che anche se non si lavora più, la natura, le onde fanno il lavoro. E la gente di Graciosa va a prendere il sale.